ringraziamo l'associazione Angeli in Moto che oggi ci portano per la prima volta a fare un'esperienza che i non vedenti purtroppo non possono spesso fare. Magari qualcuno sarà già andato in moto con qualche parente, con qualche amico, però fare un'esperienza tutti insieme, tutti in moto, senza vista, secondo me è una esperienza eccezionale. Io vi auguro buon divertimento e non posso che ringraziare Carmelo, presidente dell'associazione Angeli in Moto, con tutti i suoi associati. Ringrazio i vigili che ci stanno dando l'opportunità di avere la comodità di partire dal cuore della città per raggiungere la nostra Sila. Lì faremo un percorso itinerante dove ci sono le mappe tattili, la descrizione di piante officinali, quindi avrete il modo di sbizzarrirvi nella natura. E poi tutti insieme, dopo aver visitato e fatto il percorso per non vedenti, ben attrezzato, ci fermeremo e degusteremo un aperitivo rinforzato tutti insieme e poi ritorneremo qui a salutare gli Angeli in Moto e ritornare a casa nella nostra quotidianità. Allora, innanzitutto, come la Presidente, ringrazio tutti della vostra partecipazione. Sono veramente emozionato, in questo momento parla l'emozione per me. Le parole sono state grandi con la Presidente che ha evidenziato un momento di inclusione, un momento di giovialità, un momento di condivisione di una giornata che gli amici nostri non vedenti purtroppo non possono abitualmente fare, come ha ben detto la nostra Presidente, ed è lui Cidi Catanzaro. Io come rappresentante di Catanzaro dell'associazione Angeli in Moto, è un'associazione nazionale di volontariato che da anni ormai organizza in altre sedi d'Italia questo evento, in moto senza vista denominato, e sono stato orgoglioso di proporlo qui a Catanzaro. L'evento è stato accolto dalla Presidente dell'UICI e degli amici in moto, che sono il Motoclub Tre Colli di Catanzaro, il Motoclub di La Mezza Terna Bikers Solitari, che ringrazio veramente di cuore per aver partecipato a questo evento e ci danno tutti la possibilità di portarlo avanti. Diciamo che è arrivato il sindaco, eccolo qua, tra il presidente dell'associazione. Buongiorno sindaco, noi l'abbiamo appena ringraziata di averci dato l'opportunità di essere qui con tutti i nostri associati, con l'associazione Angeli in Moto e tutti i club il club delle moto. E quello che volevamo dirti, grazie per averci dato questa opportunità, perché partire dal cuore della città per noi è fondamentale, perché tutti possano capire che nonostante la cecità, con il sostegno e il supporto della nostra associazione, di associazioni di volontariato, in questo momento come quella degli Angeli in Moto, noi possiamo raggiungere anche traguardi immaginabili. Quindi per noi questo viaggio in moto che ci porterà in Sila a fare un percorso tra la natura e poi ritornare in moto, per molti non vedenti era un sogno e oggi lo realizziamo. Ma siamo noi che ringraziamo voi per tante ragioni, intanto perché questa propensione verso gli altri, verso il benessere dell'intera comunità, dell'attenzione verso tutte le componenti di una comunità, fa grande una città. Qualunque cosa si possa immaginare fare, se non c'è la partecipazione, se non c'è la condivisione di alcuni valori, non potrebbe funzionare. Quindi veramente il volontariato rappresenta anche un momento di costruzione di questa passione civile, una trasmissione di valori importantissimi. Devo dire che Luciana Loprete è un vulcano che fa tantissime cose e noi fatichiamo a stargli dietro, a volte non riusciamo a tenere il passo. Lei si arrabbia, la capisco, ma lei è più forte, è più veloce di noi e oggi lo dimostra, perché oggi fa una cosa che io non farei, che magari io non avrei magari questa stessa propensione ad affidarmi ad altri, ad andarmi a fare un giro in moto. Mai andrei dietro a qualcuno in una moto se non guidassi io, e invece lei va avanti, ci supera tante persone perché ha questa forza, questo carattere, questa determinazione. Quindi noi gli dobbiamo fare
veramente poco, mi fa piacere venire qua, mi fa piacere che si parli con la gente della città e cerchiamo di diventare veloci, forti e tenaci come voi, che ci insegnate sempre tante cose. Grazie Nicola, grazie per la tua vicinanza, so che lo farai sempre con la tua attenzione.